Buongiorno. Allora, Durante, Proficco, Colella, Ricchiuti, assente, Stivala, Ciullo, 40 Alessandro, 40 Giovanni, Ottobre, Renzo, Pizzileo, Di Amicis, Corciulo, assente. Dichiariamo aperta la seduta. Primo punto all'ordine del giorno, protocollo d'intesa tra i comuni di Alessano, Castegnano del Capo, Corzano, Gagliano del Capo, Morciano di Leu, Capatù, Salve, Tigiano e Tricase per la partecipazione al bando pubblico regionale di selezione delle aree urbane e per l'individuazione dell'autorità urbana in attuazione dell'asse prioritario 12esimo Sviluppo urbano sostenibile, azione 12.1, rigenerazione urbana sostenibile, del POR FESR FSE 2014-2020. Allora, si tratta di un passaggio obbligatorio richiesto dal bando per la rigenerazione urbana, dove inizialmente si contava di partecipare come Unione Terra di Leuca, più il comune di Castegnano e poi il comune di Tricase. Poi da un approfondimento fatto in regione, l'Unione non era un soggetto candidabile e quindi al posto del passaggio nel Consiglio dell'Unione per la sottoscrizione del protocollo si è reso necessario passare nei singoli 7 consigli comunali. Quindi di fatto in questo momento noi stiamo autorizzando il sindaco a firmare il protocollo richiesto dalla legge regionale. Tutto finalizzato alla predisposizione del primo documento richiesto dal bando, che è il documento di SISUS, è lo strumento della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile. Ed è un passaggio che diciamo tutti i comuni devono fare a stretto giro. Alcuni hanno avuto modo di farlo durante le sedute dell'assestamento, quindi a fine luglio o i primi di agosto. Noi, avendo fatto l'assestamento al 20 di luglio, purtroppo siamo dovuti ritornare con una convocazione urgente, mi scuso per l'urgenza e per l'orario, ma per poter procedere con lo step successivo, che è quello poi della partecipazione, è necessario avere questo protocollo firmato. Rientra diciamo sempre nel solito discorso di progettazione che stiamo portando avanti insieme a tutta una serie di comuni. In questo caso noi andiamo a definire proprio come area urbana di interesse tutto il capo di Leuca composto dai 9 comuni e con lo stesso protocollo andiamo ad individuare poi il comune capofila, che in questo caso sarà Tricase. Quindi preciso anche che Tricase in realtà, stando alle regole diciamo, del bando, avrebbe potuto partecipare da solo, essendo un comune sopra i 15.000. In realtà diciamo, per una questione proprio di coprogettazione e copianificazione territoriale ha deciso di sviluppare un progetto di riqualificazione urbana insieme agli altri 8 comuni del capo di Leuca. Diciamo, quindi questo è un passaggio dovuto che dobbiamo fare per poi poter procedere con gli step successivi del bando, che prevedono la presentazione delle istanze, quindi della nostra istanza dei 9 comuni, entro l'11 settembre 2017. Se ci sono considerazioni sul punto, altrimenti passiamo a votazione. Prego. Io vorrei fare solo una brevissima domanda. Premetto che sono d'accordo, insomma, ecco, nell'approvare diciamo, questo protocollo d'intesa, anche perché sono sempre diciamo, del parere che i progetti, voglio dire, no? O sono i grossi progetti o sono condivisi anche con gli altri comuni, altrimenti diciamo, rimangono dei progetti che non possono realmente diciamo, mettere in risalto tutte le vere esigenze diciamo, di un territorio nel suo complesso. Però sindaco le volevo fare una domanda, no? Allora, fermo restando l'approvazione di questo protocollo d'intesa che mi sembra di capire anche con carattere d'urgenza deve essere notificato agli organi di competenza, il comune di Morciano, no? Come intervento, come progetto nell'ambito diciamo, di questo bando
che obiettivi si è prefissato? Perché altrimenti non vorrei che si rischiasse, come a volte molto spesso accade, no? Che si firma un protocollo d'intesa per partecipare ad un bando pubblico per attingere dei finanziamenti senza conoscere poi i reali, diciamo, interventi che nell'ambito di un territorio bisogna fare. Ecco, quindi noi insieme agli altri comuni, ok, diciamo, firmiamo questo protocollo d'intesa. Poi, in questo progetto, no, che riguarda anche altri comuni, il comune di Morciano nello specifico, che tipo di interventi prevede di fare? Allora, si tratta fondamentalmente in questo momento di firmare il protocollo perché il gruppo di lavoro che è stato incaricato dal comune capofila, quindi dal comune di Tricase e poi dove noi convergeremo per cofinanziare la progettazione, sta mettendo in piedi quella che si chiama la strategia integrata. Quindi oggi si tratta di la fase attuativa al momento della progettazione, non è andare a definire il singolo intervento sui singoli comuni, ma definire quella che è la strategia integrata dell'intero territorio. Una volta definita quella, che si potrà fare dopo tre incontri pubblici, uno è stato fatto a Tricase una settimana fa, uno verrà fatto a Salve e uno a Castrignano per coprire, diciamo, l'intero territorio nel giro di una settimana, 10 giorni massimo. Lì vengono interessate tutte le parti, gli stakeholder, i portatori di interessi del territorio, quindi le associazioni, gli operatori di vari settori, gli operatori del sociale in modo particolare, l'ambito, perché ha una ricaduta fondamentale dal punto di vista sociale. E poi praticamente da quella che sarà la definizione della strategia dell'area, quindi dell'intero territorio, verrà fatto il match con quelle che sono state gli ambiti che ogni comune all'interno del DPRU che noi abbiamo approvato a fine dicembre ha definito come prioritari all'interno della propria pianificazione. Quindi ci sarà una fase 2, diciamo così, del progetto, subito dopo questo del protocollo e della strategia, dove ogni comune candiderà, diciamo, degli interventi, proverà a candidare degli interventi, che però bisogna fare il conto per capire se poi si incrocia la richiesta con gli assi di finanziamento e con le attività finanziabili. Quindi magari facciamo per dire, se io volessi riqualificare, la butto come proprio titolo d'esempio, Piazza San Giovanni per esempio, ma non è compatibile con gli interventi ammissibili piuttosto che con gli assi prioritari previsti nel finanziamento, chiaramente dovremmo dirottare l'intervento su un'altra area. Noi abbiamo dato una serie di priorità senza conoscere ancora il bando, perché quando abbiamo approvato il DPRU e abbiamo stilato le priorità di intervento per i nostri ambiti, parliamo di fine 2016, inizio 2017. Il bando è uscito a giugno del 2016, Quali sono le priorità? 2017. Noi nel DPRU abbiamo approvato l'ambito costiero, quindi tutto l'ambito costiero di Torrevado, con particolare attenzione del tratto che va dalla torre fino al confine verso sud, quindi verso Patù. Poi abbiamo dato l'indicazione del patto città-campagna, quindi una serie di iniziative atte a valorizzare il territorio agricolo che abbiamo. Poi abbiamo dato come indicazione gli aspetti dell'efficientamento energetico e il risparmio energetico sulle varie strutture piuttosto che sulla pubblica illuminazione e una serie di indicazioni, diciamo, di carattere generale che hanno avuto priorità minore, tant'è che noi sicuramente non arriveremo agli ultimi elementi, noi probabilmente riusciremo a candidare ogni comune un singolo ambito di intervento, perché tenete conto che siamo 9 comuni e stiamo ragionando, visti i numeri, quindi la popolazione e la massa interessata, di un finanziamento massimo di 4 milioni e mezzo da spalmare, da suddividere sui 9 comuni, quindi se dovessimo fare vuoto per pieno, mezzo milione di euro a comune più o meno. Tricase ne prenderà chiaramente di più perché, essendo un polo importante, avrà probabilmente uno o uno e mezzo lo prenderà a Tricase, il resto verrà distribuito sul resto del territorio. Quindi in questa fase non sappiamo ancora dire con certezza quale sarà l'intervento. Possiamo dire che noi come priorità, quando ancora non erano noti i criteri del bando, avevamo indicato l'ambito costiero, quello di Torrevado. Se quello sarà confacente e finanziabile soprattutto, proveremo a candidare quello. Se no dovremo ritornare a discutere, diciamo, anche al nostro interno per dire quale tipo di intervento vogliamo realizzare con questo possibile finanziamento. Quindi ripeto, oggi approviamo la delibera che ci consente di firmare il protocollo. Firmando il protocollo possiamo chiudere la fase della partecipazione prevista obbligatoriamente dal bando,
chiusa la fase della partecipazione verrà chiusa anche la strategia integrata di tutto il territorio e in quella fase i comuni andranno a candidare i propri interventi. Quindi oggi diciamo, noi abbiamo un'idea, ma non è detto che sia compatibile con i criteri della strategia e con gli assi finanziati dal bando. Se ci sono... è chiaro? Sì. Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei a votazione. Ok. Chi è favorevole? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Punto numero 2 all'ordine del giorno, progetto definitivo per il completamento delle reti idriche e fognarie nel territorio di Salve, completamento del sistema di suburbane a servizio della Marina e raddoppio del serbatoio a servizio di Salve in agro di Morciano di Leuca, lotto funzionale secondo, codice P1475, approvazione in variante allo strumento urbanistico e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, approvazione in via definitiva. Questo si tratta di fatto del secondo passaggio obbligatorio per procedura rispetto ad un progetto di cui abbiamo già discusso nel Consiglio Comunale del 22 giugno scorso. Essendoci stata una variante urbanistica, una volta pubblicata la delibera, noi abbiamo fatto un avviso, un rende noto di pubblicazione per dire per 15 giorni chi voleva diciamo, proporre opposizioni, segnalazioni, osservazioni, alla valle della quale poi avremmo dovuto o lavorare le osservazioni piuttosto che approvare. Siccome non sono pervenute osservazioni su questo progetto, oggi ritorniamo in consiglio per fare l'approvazione definitiva. Quando discutemmo di questo progetto nel 22 giugno, vennero fuori un paio di segnalazioni da parte del consigliere Renzo riguardo all'acquedotto e in particolare in riferimento alla via delle Ginestre, la via delle Sorgenti per noi. Allora, io ho fatto un paio di conferenze dei servizi in questo frattempo con Acquedotto e con AIP e con Regione, non in questo stralcio, perché questo è il secondo lotto, ma già nel primo loro avevano previsto il potenziamento dei due impianti presenti su quella strada. Quello che abbiamo chiesto e ottenuto, mettendolo a verbale diciamo, nell'ultima conferenza dei servizi, è che in fase di gara, di procedura, come offerta migliorativa venissero espressamente previste come criteri premianti le soluzioni che potessero ridurre l'impatto d'origine dei due sollevamenti, quindi in modo tale che da una parte venga fatto il potenziamento, ma quello potrebbe essere quasi naturale visto che comunque stanno allacciando nuova rete, dall'altra parte impegnarli a mettere in piedi soluzioni, a premiare soluzioni delle ditte che faranno le offerte per limitare l'impatto d'origine in quella zona, perché ci era stato segnalato che c'è una questione di forti odori, diciamo di cattivi odori in quella zona lì. E questo l'abbiamo discusso non più tardi di 10 giorni fa in AIP. Quindi diciamo, il progetto rimane quello, di quello che noi oggi stiamo provando è una variante in via definitiva, perché per raddoppiare il serbatoio che rifornirà di acqua alle marine di Pescoluse fondamentalmente, la marina di Pescoluse si trova nel nostro agro e quindi noi dobbiamo dare questo ok. Non vi nascondo che anche lato AIP, Regione e Acquedotto era anche questo, vi era una certa urgenza per poter poi avviare tutte le procedure, perché ad oggi manca solo questo ultimo parere favorevole che è il nostro. Tutti gli altri si sono già espressi, noi avevamo fatto il primo passaggio in giunta, poi abbiamo fatto il primo passaggio in consiglio, adesso mancava il passaggio definitivo in consiglio dopo il tempo delle osservazioni. Se ci sono considerazioni... Apprezzo che sia interessato al problema, però io rimango fortemente preoccupato. Il potenziamento nelle marine di Pescoluse, Salve e via dicendo, che comunque va fatto per dare dei servizi, preoccupa diciamo di più, ancora di più, quelle risalite e preoccupa ancora di più la situazione del nostro depuratore, che attualmente, se voi passate, la puzza la sentite andando a Torre Vado. Cioè io dico, fermo restando questo, deve essere prioritario che quello che riceve l'unità, che già è stata una scelta, lo dico, scelerata, ubicarlo in quella zona,
quando il comune di Salve teneva e ubicarla in una zona storica vicino al centro abitato, ma è inutile parlarne, i drammi poi altri ne pagano le conseguenze, ma impegnarsi sin d'ora a risolvere il problema del depuratore, quando si scende a Torrevado la puzza la sentite tutti, se noi andiamo a potenziare l'acqua, i servizi di scarico di acqua potabile, di rete fognante per le marine, quelle saranno triplicati a 50 metri del nostro comune. Quindi no, capisco che cambiare non è semplice, ma dare priorità ai lavori, che almeno questi non ci siano, queste puzze, questi disagi, sarebbero doverosi anche per il comune di Salve, perché è doverosi da parte nostra, che poi l'ente unico, qui non c'entrano i comuni, costringere l'acquedotto a intervenire drasticamente, prenderlo, portarlo, dire e dimmi se è serio, se stiamo in Africa, insomma. Ecco. Solo come precisazione, rispetto all'impianto di depurazione, dalle ultime notizie che abbiamo avuto, credo che alla fine di settembre, primi di ottobre, entreranno in funzione le nuove vasche, quindi dovrebbe, diciamo, anche questo già alleviare un po' il carico che effettivamente oggi si registra esserci nel depuratore, ma la pressione antropica si rileva, si vede che c'è tanta gente che per fortuna e purtroppo da questo punto di vista, quindi da contatti avuti con l'acquedotto, con la direzione di Lecce, ci hanno confermato che i lavori di carpenteria sono conclusi, stanno facendo i lavori di impianti per attivare già le prime nuove quattro trincee. Quindi adesso stiamo monitorando, adesso in questo preciso momento sono in ferie per questa settimana, riprenderanno a lavorare e ci hanno garantito che fine settembre prenderanno in consegna, quindi chiuderanno il lavoro, faranno il primo stralcio e prenderanno in consegna le nuove trincee, sperando, diciamo, che serva anche questo a migliorare la situazione, che oggettivamente è complicata in questo momento. Se ci sono altre considerazioni, altrimenti passiamo a votazione. Okay. Chi è favorevole? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. La seduta è chiusa. Grazie a tutti.